soprattutto zona 20 settembre, coin, passano tutti i bus. Primo giorno di... Ritorno al lavoro. Sì. Quindi, ritorno al lavoro, perché in che azienda lavora? Allora, io attualmente faccio il promotore dentro l'Unieuro, via Saffi. Ah, ok. Quindi sei di Varese? Sì, vengo da Malnate, sì. Ah, quindi hai preso il treno? Il treno per poi prendere il pullman, esatto. Cosa, com'è andata con il treno? Sembrava c'era gente? Allora, mi pare, pensavo peggio, ho detto sinceramente, visto anche più o meno quello che si vedeva in questi giorni, però quasi tutti hanno rispettato le regole corrette, quindi la distanza, il treno abbastanza vuoto, quindi nulla di preoccupante, cioè se rimane così si può tranquillamente andare in giro, se necessario ovviamente. Allora, questa è la stazione cosiddetta dello Stato di Varese. Ho chiesto agli operatori, non c'è un movimento particolarmente significativo rispetto ai giorni scorsi. Chi si muoveva per lavorare nei giorni scorsi è più che altro, è più o meno lo stesso utente di questi giorni. Hanno segnalato però, per dire, cioè, mi hanno fatto l'esempio del 737, che è un classico, dove sono partiti in una ventina di persone. Maggiore è stato il numero di persone che è arrivato dai piccoli paesi della subito fuori Varese. Oggi è giorno di mercato, può darsi che ne abbiano approfittato un pochino di più, ne hanno quantificati intorno alla cinquantina. Buongiorno, è la prima volta che prende l'autobus? Da quando si è chiuso tutto, diciamo? Sì, ogni tanto lo prendo, perché altre volte vengo con la macchina. C'era più gente del solito? Sì, ma più o meno uguale, qualcuno in più adesso, ma... Okay. Grazie. Poi, se magari più avanti c'è troppa gente, non conviene venire con l'autobus, perché sarà pieno. Eh sì, però... È meglio venire con la macchina e lasciare la macchina qui. Ok, per ora va bene così. Grazie. Come sta andando questa mattina? C'è più gente del solito oppure no? Guardi, non glielo so dire perché inizio adesso il servizio. Ah, ok. Quello che ho visto non mi sembra. Come funziona qua? Grazie mille, scusatemi. Per quanto riguarda le macchine sembrano aumentate. Se per quello che ci dicono dei bus le cose non sono cambiate di molto, le auto sembrano decisamente aumentate. C'è movimento nel cantiere, nel primo cantiere che è stato aperto per le stazioni, quello di Viale Milano. È aperto da questa parte, non è ancora ben chiaro di cosa si tratti, però certamente dopo tanti giorni per la prima volta è aperto. Qui siamo in Viale Milano. Sono ripartiti anche i cantieri delle stazioni, torna la porta aperta e tornano i lavoratori all'interno del comprensorio. Allora, terzo giorno di mercato per il mercato di Varese, siamo oramai quasi a regime con le bancarelle alimentari, sono infatti circa 9. Che è quasi la totalità delle bancarelle alimentari del mercato di Varese, continua a essere regolato dalle persone della protezione civile in entrata e in uscita e transennato. Questo è il giardino di Villa Augusta, che era chiuso dagli inizi.